Oriente di uno dei più illustri figli della Repubblica, il nobilomo Alvise Venier. Nobilomo Bernardo Correr. Nobilomo Andrea Rettonico, Gran Capitano De Mar. Nobilomo Paolo Giustinian, capo della quarantia. Nobilomo Jacopo e nobildonna Caterina Dordi. Nobilomo Marco Mocenigo, avvocatore di Stato. Nobilomo Paolo Zeno e nobilomo Giovanni Bendramini. Nobilomo Sebastiano Pesaro. Nobilomo Francesco D'Amosto. Nobilomo Marco Loredan, grande inquisitore di Stato della Serenissima Repubblica. È la prima volta che questo palazzo si apre dopo la morte del vecchio Sorma. La bella Bianca ha finalmente interrotto la sua vedovanza. Vorrete dire interrotto ufficialmente? Siete maligno. Andiamo via. Tutti sanno che la morte del vecchio Sormani non ha gettato nella costernazione sua moglie. E chi sarebbe oggi il nuovo favorito? Ah, siete indiscreti. Ci sono nomi che a Venezia è meglio non proferire. Guarda, ecco il grande inquisitore Marco Loredan. Sono lieto che le cure di Stato non vi abbiano impedito di intervenire a questa magnifica festa. Partecipare ai festeggiamenti in onore di Alvise Venier è una cura di Stato. E vostra moglie? Come mai donna Anna ci ha privati dell'onore della sua presenza? Mia moglie non sta bene. Oh, quanto me ne dispiace. Scusatemi. Il governatore di Cipro, per le insistenze della moglie, ha finito con la consuetudine. E Alvise Venier è riuscita a riunire l'utile al dilettevole. Ottima tattica. Che ne dite, Marco Loredan? Che la diplomazia non deve conoscere ostacoli e che il fine giustifica i mezzi, specialmente quando questi sono piacevoli. Posso vedervi stasera? Ma certo, come sempre, dopo la festa. Fate attenzione, ci sono troppi occhi indiscreti che ci guardano. Il nobilomo Alvise Venier, grande ambasciatore della Serenissima Repubblica di San Marco. Siate il benvenuto fra noi, Alvise Venier. Sua Altezza Serenissima, il Doge di Venezia. Gioia per me veder riuniti in questo palazzo tutti coloro che fanno grande e nobile il nome di Venezia nel mondo. Primo il nostro ambasciatore Alvise Venier e il grande inquisitore di Stato. Ma non vedo al vostro fianco vostra moglie, la nobile donna Anna. Altezza Serenissima, mia moglie si scusa per non essere potuta intervenire. Non sta bene. Che bei capelli avete, Madonna Anna. E che bella congiatura vi avrei fatto stasera se foste andata alla festa di Palazzo Sormani. Tutta Venezia stanotte è nelle strade per acclamare il ritorno di vostro cugino Alvise Venier. In città non si parla che di lui, della sua ambasceria, del suo viaggio. Viene dall'Oriente, vero? Sì, dalla Turchia, da Cipro. Come vorrei essere uomo e viaggiare. È così grande il mondo, è così bello. Io sono contenta di starci. E voi, Madonna? Ah, oh, quanto chiacchieri, Lisa. Tu non hai pensieri. Scusate, Madonna, ma mi piacerebbe veder tutto, andare dappertutto. Io non avrei certo rinunciato ad andare alla festa a Palazzo Sormani. Ma basta, Lisa. Avreste potuto mettere il vestito di broccato azzurro. Chissà come sareste stata bene, voi che siete la più bella di tutte. Credi proprio che non ci sia nessuna più bella di me? Cosa dite, Madonna? Scusami, Lisa. Spesso mi passano per il capo strani pensieri. Lo sai, Lisa, che ti invidio. Voi mi invidi i tuoi 18 anni. Oh, tu
felice. E perché non dovrei esserlo? Non mi manca nulla. Ho una padrona che mi vuol bene e qualcuno certamente che ti attende in cantiere. L'amore è una cosa difficile da nascondersi, soprattutto alla tua età. E poi perché altrimenti tutte le sere avresti tanta fretta di mandarmi a letto a questo? Perdonatemi. E chi è? Si chiama Pietro, Pietro Tasca. Ma tutti lo chiamano il fornaretto perché suo padre è pari fornaio. Ma allora lo conosco. È forse il giovane che porta il pane a palazzo? Sì. È proprio lui. Anche questa sera, eh? Anche questa sera, perché? Mi dispiace. Oh, per me figurati, ma trovo stupido che tu ancora non ne parli con tuo padre. Se ne avrei già parlato, ma vedi... Lisa è tanto povera. E temo che... E credi davvero che lui mangia queste cose? Pensi che gliene parlerò. Raccontagli qualche scusa, eh? Addio. Addio. Mi raccomando, eh? Beh, non si lavora qui stasera? E Pietro, dov'è? Pietro? Pietro è uscito. Ah, siamo alle solite. Tutte le sere, a quest'ora, Pietro non c'è. È andato a vedere la festa a Palazzo Sormani. Già, e domani sera che festa ci sarà? Ma io e lui abbiamo visto che non c'era molto lavoro stasera. C'è sempre molto lavoro qui. Avanti, lavora almeno tu. Sì, per così. A proposito, questa festa a Palazzo Sormani com'è? È bionda o bruna? Ma... Avete detto poco fa che volevate parlare. Adesso siamo seduti. Parlate. Bianca, io non capisco il vostro atteggiamento. Non vi riconosco più. Prima che io partissi, noi... Oh, allora ero triste e sconsolata. Avevo perduto da poco mio marito e le vostre cure e le vostre attenzioni mi furono di grande conforto. Ah, solo così volete ora considerare il nostro amore? Mi ha avuto un solo pensiero durante tutto il viaggio, voi. E ora... Ve ne prego, Alvino. Dimentichiamo il passato. Eh già, per voi è facile. Voi non si tratta di amore. Voi concedete i vostri favori a tutto tempo, a tutto punto. Come osate? È la verità. E se penso a come vi ho amata. Che idiota. Quante lettere piene di fuoco gli ho scritto. Le ho regalato fino a un cofanetto per conservarle. Ora là dentro ci saranno certamente i biglietti d'amore di qualcun altro. Quel cofanetto non esiste più. E poi vi sbagliate, Alvise. Non c'è nessun uomo nella mia vita. Davvero? Bianca, la serenissima è grande, Venezia è piccola. Speravo fossero solo chiacchiere quelle che ho sentito sul conto vostro. Sono felice di salutare il vostro ritorno, cugino Alvise. E io sono felice di salutare il grande inquisitore. Ora siete diventato il secondo cittadino della Repubblica. Vedo con gioia che tutte le nostre aspirazioni giovanili sono state raggiunte. Il cugino Marco ha sempre voluto dominare in tutti i campi. Non ci sarebbe stato certamente posto per tutti e due a Venezia. Io ho preferito allontanarmi. Per diventare il grande ambasciatore al Viso Junior. Ho sentito con dispiacere che la cugina Anna è sofferente. Ditele, vi prego, che andrò a farle una visita domani stesso. Non mancherò di riferire la vostra ambasciata. Vogliate scusarmi, ero venuto qui per congedare. Buonanotte. Buonanotte. Ci rivedremo. Marco Loredano. Bianca. I miei ospiti mi reclamano. Non vorrei mancare ai miei doveri di padrona di casa. Perdonate. Posso porgere i miei umili omaggi al nobiluomo Alvise Venier? Ehi, Barnaba, sei tu? Ecco, la serenissima non ha ancora sentito la necessità di impiccarti. Un mestiere. Io canto i miei stornelli, diverto ricchi e poveri, ma non faccio male a nessuno. E sono qua sempre pronta al vostro servizio. E perché no? Spero che tu non abbia perduto l'abitudine di sapere tutto su tutto. Mestere, mi fareste torto se voleste invitarmi. È vero quanto si sussurra su Bianca Sormani il grande inquisitore Marco Loredano? Messere, voi volete la mia morte? Non si scherza col grande inquisitore. Ma figurati, tu scherzi con lui e con tutta la serenissima. Basta che
di fronte a certi argomenti, messere, mi si scioglie la lingua. Allora è vero. Sapete, messere, come si dice? Lontan dagli occhi, lontan dal cuore. E Anna Loredan che ne dice di tutto questo? Oh, la poverina non ne sa ancora nulla, ma soffre dell'abbandono del marito. Non esce più da palazzo. Anche il male di stasera non era che una scusa. E dire che Madonna Anna è così bella. Vedete, le donne giovani e belle come lei non rimangono mai a lungo sole. Sono come gli uccellini stanchi, affamati, che cercano un nido. E il primo che apre loro le braccia, pam, se le vede cadere sul cuore. E così la cugina Anna piange in silenzio. Hai contento, Newton? Sì. Vieni con me. Faremo una serenata. Una donna vale l'altra. Una conquista è ancora più dolce se si chiama. Che tu ci vuoi un po' di pazienza, la padrona si è appena addormentata. È tanto poco il tempo che abbiamo per noi. Ogni minuto perduto è un minuto rubato alla nostra felicità. Ma io non sono libera delle mie azioni. E la padrona stasera era così triste, preoccupata. La padrona, sempre la padrona, i suoi pensieri potrebbe tenerseli per sé. Che c'entri tu? Non dire questo, Pietro. Lo sai che devo tutto a lei. Mi ha preso con sé quando ero bambina e mi ha allevata. Non ho che lei. Soltanto lei. Ora ci sei tu, ma tu sei un'altra cosa. Sei il mio amore. Lisa, Lisa, ti voglio bene, sono geloso di tutto. Della tua padrona, della gente che vedi, dell'aria che respiri. Ma io non penso che a te, lo sai. Ti amo tanto. Aspetta ancora un momento. No, no, col padrone non si scherza. Addio, a domani. E mi raccomando, non ti far vedere adesso. Yeah.
tanta gente in giro. Tornavano dalla vostra festa. Mi sembra che tutti ci spiegano. Quel Vendramin, padre, con quell'aria. Vendramin è innocuo. E Alvise Venier? Che voleva da voi? Mi è stato intorno per tutta la serata. Povero Alvise, non deve averne viste molte di donne in questo tempo. Ma lui non guardava le donne. Guardava voi. Ma se ben ricordo, si sussurrava che prima della sua partenza tra voi due... Sciocchezze. Malignità. Me lo auguro. Lui. Alvise Venier ancora non mi conosce. Guai se osasse mettersi attraverso la mia strada. E chi potrebbe osare? Voi siete il grande inquisitore, l'uomo più temuto di Venezia. E io sono fiera di voi, fiera e innamorata. Soltanto il pensiero che ci possa essere qualcosa a dividerci. No, nulla potrà dividerci. Lo sai che dai una schiccia a tuo padre e anche a me. Sei buona tu, Caterina. Io non resisto più. È arrivato ieri mattina e ancora non ha sentito il bisogno di venire qua. Forse non avrà potuto. È stato ricevuto dal doge e la sera ha dovuto partecipare al ricevimento in casa Sormani. Vedrai che quella donna lo ha ripreso. Eppure sembrava tanto innamorato di me. Ma non ti avrà dimenticato e verrà a trovarti. Caterina, e se non venisse più? Ma cosa dici? Io morirei. Morirei se non dovessi... Cosa c'è? Piangi. È per lui, eh? Sempre per lui. Si capisce. Beh, io torno a casa. Grazie, Caterina. Non voglio che vedi piangere. Andrò da lui e gli parlerò. E gli dirò che c'è un bambino che lui nemmeno conosce. E come tu ti sei ridotta per le lacrime e la vergogna. No, padre. Questo no. Non deve sapere quello che abbiamo sofferto noi. Gli farebbe troppo dispiacere. Quella che non deve soffrire sei tu. Hai sofferto anche troppo. E non permetterò più che tu pianga ancora. È il nobiluomo il Vise Venier. Fallo pure passare. Siete il benvenuto, cugino Alvise. Come vedete, la prima visita non ufficiale dopo il mio ritorno è stata per voi, cugina Anna. Ero preoccupato per la vostra salute. Per la mia salute? Vostro marito ieri sera alla festa di Palazzo Sormani diceva che non avevate potuto accompagnarlo perché non vi sentivate bene. Ah, già. Ma come vedete era una cosa da poco. Tale, tuttavia, da privarvi del piacere di assistere alla magnifica festa offerta da Bianca Sormani. Ah, già, dimenticavo, dimmi. Mi sono permesso di portarvi un piccolo ricordo. Mi è stato regalato dal principe orientale e ogni volta le faccio maggio. Oh, è magnifico! Vai pure questo. Siete molto gentili, cugina Alvise. Su quella collana corre una strana leggenda. Il principe che me l'ha data mi ha detto che la prima donna bionda che l'avesse indossata avrebbe ritrovato la felicità perduta. Laggiù donna bionda non ce ne sono, dunque. Allora sarei io la donna della leggenda. Che ritroverà la felicità perduta.
che non dovrei esserlo. Ho tutto quanto può desiderare una donna. Tutto tranne l'amore. Tacetevene, prego. Non mi sono sbagliato, dunque. Ieri sera non ho creduto a quel vostro malore. Tanto poco vi ho creduto che ho pensato di portare sotto le vostre finestre un eco della festa di Palazzo Sormani. Ah, come? Allora eravate voi. Ero io. Anna Venezia è piccola e aveva dei segreti, specie quando si è il grande inquisitore. Ma non tutti possono sapere la verità. Quale? No, non voglio neanche pensarci. Io sono troppo sicura di me. E io vi lascio nella vostra sicurezza. Sappiate però che qualora vi serva un amico sicuro e leale, ad un vostro cenno io accorrerò. Vedo che siete di parola, cugino Albise. Avete mantenuto la vostra promessa di una visita. Desideravo avere al più presto notizie sulla salute di Madonna Anna. Ho visto con piacere che ogni allarme era ingiustificato e ora posso ritirarmi tranquillo. Molto commovente la premura di Albise, non vi sembra? È naturale, siamo parenti. E poi una volta eravate buoni amici, no? Ma non al punto di venirvi a trovare in mia assenza. Mi fareste l'onore di essere geloso? Non si tratta di gelosia, si tratta di dignità e di decoro. Ricordatevi che siete la moglie del grande inquisitore. Non è a me che dovete ricordarlo. Che cosa intendete dire? La risposta cercatela nelle vostre azioni, nel modo di comportarvi con me da qualche tempo. Non ho nulla da rimproverarmi. Le cure della carica che ricopro assorbono tutto il tempo che ho disponibile. Per questo forse può sembrare che io vi trascuri. E dato che per ora non posso onorarvi come meritate, credo che un certo periodo di tempo trascorso nella vostra villa in campagna gioverà molto alla vostra salute. Decidete voi quando intendete partire. Arrivederci. Vieni qui. Tu mi vuoi bene, non è vero? Oh, Madonna, me lo domandate. Allora giurami che di quanto verrai a sapere non farai parola con nessuno, capisci? Nemmeno con... Giù. Giù? Voglio venire e aspetta la risposta. Messaggio per voi. Le ho detto di consegnarlo a me, ma ha risposto che doveva recapitarlo nelle vostre mani. Va bene, vai, passare. Ah, Lisa. Vieni avanti, Caterina. Da parte della mia padrona. Va bene. Direi la tua padrona che sarà da lei questa sera stessa dopo il coprifuoco. Vi attenderò alla porticina di servizio. D'accordo, batterò tre colpi, eh? Ma tu sei troppo ombroso. Ti pare il caso di gelosirti per una serenata? Fai presto a parlare tu perché non sei innamorato. No, parliamo così perché ci rimane ancora un po' di buon senso. Ci saranno 100 donne in Campiello Loredano. E tu devi pensare che la serenata è proprio per Lisa. Deciditi piuttosto a parlare a tuo padre, sposala. Gli parlerò domani, ora è su che dorme. Pietro! Pietro! Lisa! A quest'ora! Che bella sorpresa, come mai? La padrona mi ha mandato per una commissione e allora ho approfittato per venirti a trovare. Non sei contento? Sì, certo. Senti, Lisa. Che c'è? Era la serenata di questa notte.
abbastanza carine perché vengano a farmi da serenata. Dovresti essere contento che ammirino la tua fidanzata. E invece no. Voglio che gli altri non ti guardino neppure. Oh, che sciocco che sei. Anche se gli altri lo facessero. A noi cosa importa? Io vedo soltanto te. Ci vediamo stasera. No, Pietro. Mi dispiace, stasera non posso. Perché non può? La padrona mi ha detto che ha bisogno di me. Non era mai successo, ma dopo un minuto ci siamo sempre visti. Non puoi scendere un momento? No, Pietro, ti prego di non insistere. Ci vediamo domani. Leonardo! Povero me. Mio padre si sveglia. Allora io scappo. A domani sera. Lisa! Lisa! Vecchio mio, Venezia è piena di bastardi. Uno di più. Non avete dunque nessuna pietà di Maria. Né un po' d'amore per vostro figlio. Mio figlio? E chi vi dice che sia mio figlio? Come? Voi osate dubitarne? È comodo per una ragazza del popolo che si è messa nei pasticci attribuire i propri bastardi ad un patrizio. C'è sempre la speranza che piovano ducati. Non dovete dire questo. Voi sapete che Maria è una ragazza onesta. E se ha fatto quello che ha fatto, è stato perché vi amava. L'amore. Maria non era una bambina. Sapeva benissimo quello che faceva. State tranquillo che dimenticherà. Ma non capisco che morirà. Durante la vostra assenza il suo pensiero è stato per voi. E oggi che sa del vostro ritorno è lacrime in bocca. E allora secondo voi che cosa dovrei fare? Venite a vedere lei e il bambino. Fingete magari. Vedete, sono io, suo padre, che vi dico di fingere. Ho tanta paura. Gli stenti, la fame, le angosce la faranno morire. La fame? Adesso non è che questo, ecco qua, vince del denaro. Oh, no, messer. Non è il vostro denaro che ho chiesto. Perché siamo dei popolari, credete di poter comprare col vostro denaro il nostro onore e le nostre... Ecco, cominci a seccarti. Ancora una parola, ti faccio cacciare dai miei serpi. Vattene! Sempre vicino. Andate a parlargli. A voi non potrà rispondere come a me. Io sono disperato. Su. Non posso vedere Maria studiare. Calmo, stai calmo, Nana. Andrò io a parlargli. Oggi no, ormai non sarebbe opportuno. Ma domani. Va. Aspettami a casa e speriamo che il Dio gli tocchi il cuore. E allora perché non ha voluto vedermi questa sera? Ha detto che non poteva. Lo sai com'è quando si è al servizio dei signori. Nobili sono capricciosi. Io resto qui. Se tu vuoi andare, fa pure. Ho bisogno che vada. Tra poco sarà pronta l'infornata. E se manco io, domani non si mangia. Oh, neanche la tua Lisa mangia. E allora vai, io ti raggiungo subito. Siamo intesi, al primo segno di pericolo. Faccio tre piste.
sebbene l'ora da voi scelta per il nostro colloquio non sia la più adatta. Ho pensato che a quest'ora nessuno avrebbe potuto disturbarci. Sapete bene che Messer Marco durante il giorno è sempre assente. La sua carica al Consiglio dei Dieci occupa gran parte del suo tempo. Dal Consiglio dei Dieci ci si può anche allontanare. È invece molto più difficile allontanarsi da certi piacevoli colloqui. Che cosa dici? Quello che tutta Venezia sa. È inutile fingere con me. So bene cos'è che vi tormenta. E perché mi avete fatto chiamare. Voi volete sapere e nello stesso tempo avete paura della verità. E allora che cosa volete da me? Che parliate. E perciò, illustrissimo, ritenendo che la cosa fosse molto urgente, sono venuto a disturbarvi fin qui. Altrimenti non avrei mai osato. Insomma, parla. La sera della grande festa, in questo stesso palazzo, voi mi deste l'incarico di sorvegliare una certa persona. Ebbene? Ebbene, questa persona, della quale ho saputo guadagnarmi la massima confidenza, si trova ora a Palazzo Loredan, presso vostra moglie. Io stesso l'ho accompagnato fino a casa vostra. È la verità, messere. La verità. L'ho vista entrare con questi stessi occhi. Se non ci parlo lo faccio perché vi vedo umiliata, offesa, tradita. Forse in questo momento vostro marito... Basta. Ma sei tu stessa l'hai confessato. Ieri la serenata e questa sera un appuntamento. E io che credevo alle tue parole d'amore, alle tue promesse. Sei ingiusto. Ingiusto e cattivo. Non è come tu credi. E allora perché quell'uomo era qui stasera? Ti prego, non chiedermi nulla. Parla. Parla! Non posso, Pietro. Non posso, lasciami. Ti lascio. Ma per sempre. Non mi vedrai mai più. Pietro. Sant'Odor, avete vinto ancora. Non ho mai avuto una sfortuna come quella di stasera. Smettiamo o volete continuare? Cerchiamo ancora. Allora due cecchini, al primo punto. Due cecchini? E due cecchini sono troppi. Poste! Poste! Ancora lì! Ma che ti prende? Già il secondo, se lo sapesse tuo padre. E portami un altro di lì! Va bene, ma taci. Se passa la quarantina sempre stai fresco. Dane, porto la tua boccale qui. Ma davvero sei strano questa sera? Non ti ho mai veduto bere tanto. Bisogna bere per dimenticare, ma per agire. Che devi agire tu? Neanche dovete andare contro i turchi. Quello è peggio di un turco, è un cane. E io l'ammazzerò come un cane. Ma che dici? Chi vuoi ammazzare? E lo so io. Vengo.
ti trovo. Ho girato mezzo a Venezia per cercarti. Non è stato male andare via, altrimenti avresti visto tutto. Tutto cosa? Lisa. Lisa che riceveva un uomo. Che Lisa? Ma non è possibile. Sei pazzo. E chi sarebbe questo uomo? L'eroe del giorno. Il grande ambasciatore, il nobilomo Alvise Venier, l'eroe di Venezia, ma io l'ammazzo! Ti faccio passare io la voglia di portar via le donne degli altri! Smettila, Pietro, tu hai bevuto. Ma te, ingegnere, che cosa ha fatto? Niente, niente, non gli badate, ha bevuto. Su, vieni, Pietro, andiamo. Per carità, Leonardo, portalo via, sì. Se passa la quarantia, sono rovinato. Sì, andiamo. Io l'ammazzo, dai calma. Io l'ammazzo! È ubriaco, povero ragazzo. Non sa quello che dice. Chi lo sa? Certe volte la verità sta proprio in fondo al bicchiere, eh? Prego, prego. Suppongo che siate venuto per i vostri poveri, vi sono grato che abbiate pensato a me. Sono venuto infatti per i miei poveri, messer Alvise, ma non nel senso che intendete voi. Non sono venuto a chiedere denaro, ma a esigere un'opera di giustizia. Parlatemi. Vi ascolto. Ho parlato di giustizia perché so in quale alto concetto sia tenuta questa virtù da voi, nobili di Venezia che governate questo Stato. E perciò sono sicuro che non mi negherete quanto sto per chiedervi. E non vorrete sottrarvi alle vostre responsabilità. Quali responsabilità, padre? Quelle che vi siete assunto il giorno in cui vi degnaste di posare i vostri occhi sulla povera ragazza che si chiama Maria. No, anche voi, padre. Mi meraviglio che abbiate creduto alle chiacchiere di certa gente. Ma non penserete sul serio che io mi sia passato fino a una ragazza del popolo? Non è che io lo pensi. Lo so. Ma come osate? Ho seguito fin da principio la storia di quella povera ragazza. La conosco fin da bambina. E so che se ha peccato è per colpa vostra. Basta, padre. Non vi permetto di dubitare della parola d'un venier. Proprio perché siete un venier, vi dirò che è indegno che vi serviate del vostro nome illustre per chiudere la bocca a un povero frate, quale sono io, e che cerchiate dietro un nome l'impunità delle vostre colpe. Ma di che colpe andate parlando? Maria sapeva benissimo quello che faceva e conosceva le nostre diverse condizioni sociali. E non le conoscevate anche voi? Questo non vi ha impedito di portare la vergogna e la disperazione in una famiglia. Oh, padre, che parole grosse usate. Vergogna, disperazione. Ma Maria si darà pace, date retta a me. Con tutto il rispetto che debbo al vostro abito, permettetemi di dirvi che conosco il mondo un pochino meglio di voi. Maria sposerà qualche bravo giovane. E voi non dovrete rendere conto alla giustizia degli uomini. Ma ricordatevi che c'è un'altra giustizia alla quale un giorno dovrete rendere conto. Una giustizia alla quale nessuno può sfuggire. Padre, conosco molto bene la strada della vostra chiesa, ma ci verrò solo il giorno in cui vorrò sentire le vostre prediche. Ma questa qui è casa mia! Addio, messer Alvise Venier. Ma ricordate che per il vostro peccato non ci sarà misericordia. Pregherò per voi, messer Alvise. Siete il più povero di tutti i miei poveri. Dico che solo un pazzo come te poteva fare quello che hai fatto ieri sera. Far disperare quella povera ragazza e mettersi a minacciare mezzo mondo in un'osteria. La colpa è sua. Se non aveva fatto niente di male, perché non ha voluto giustificarsi? Ma non avrà potuto. Tutti a Venezia conosciamo Lisa. E sappiamo che ragazza è. Tu soltanto, invece. Ed ora? Che la pazzia è passata. Cosa conti di fare? Tornare da lei? Non mi vorrà più. Lì ti sbagli. Lisa è molto migliore di te. A perdonare lei. Eccola, se l'ho portata. E sta attento a non ricominciare un'altra volta. Perdonami, Pietro. Perdonami. No, amore, sono io che devo chiedere perdono a te. Ero come impazzito. La colpa è mia. Dovevo dirti, dovevo spiegarti. Ma non posso, capisci? È un segreto dei miei padroni. Tu. Ti
camerista di casa Loredan? Io ero venuto a comprare il pane. Che ho visto? Ma benedetti ragazzi, perché fate tanti misteri? Ma temevamo che voi non voleste. Io sono orfana e povera. Figlia mia, permetti che ti chiami figlia, vero? Oh sì. A me basta che tu sia una brava ragazza e che tu voglia bene al mio Pietro. No, in quanto a questo, io gliene voglio tanto. E allora, vieni qui, lascia che ti abbracci. Da quando è scomparsa la tua povera mamma, questa casa non ha avuto più padrona. E una donna in casa ci vuole. Padre, se voi siete contento, Lisa ed io vorremmo sposarci più presto. Certo. E che il Signore vi benedica. Dimenticare quell'uomo. Non è degno di te. Ma allora? Allora non ne vuole più sapere di me. È finita. Maria. Maledetto! Non maledire. Non spetta a noi né maledire né giudicare. Pare l'ora e il luogo adatto per un colloquio, questo. Beh, non sarebbe la prima volta che ci troviamo qui a quest'ora. Andatevene al visto. Ma lo capite che io sono l'unica persona ad avere il diritto di trovarmi in camera vostra? Voi? Io, sì. E sapete perché? Perché mi amate. Oh, pazzo. Eppure quando mi avete visto non avete chiamato i vostri servizi. Ma io credevo non che... Non credevate proprio. Ma perché in voi c'è l'istinto. È più forte della vostra ragione. E questo istinto vi porta a me. Presentate. È la verità. E se mi avete lasciato per Marco Loredan, non è perché lo amate, ma perché il grande inquisitore. Tu ami me, bene, così come io ti amo. E non possiamo fare meno l'uno dell'altro. Facci il mio. Facci, ti prego. Donna Bianca Sormani chiede di parlarvi urgentemente. Fa passare. Voi qui, che imprudente. Non c'era tempo da perdere. Guardate,
sorvegliando. Deve essere entrato dalla finestra, lui o qualcuno dei suoi uomini. Ha osato tanto. Bene. Che cosa volete fare? Raccogliere la sua sfida. Andrò da lui e lo affronterò. Siete pazzo, Marco. Volete che tutta Venezia venga a sapere del duello e le ragioni che l'hanno provocato? Ha agito nel modo più subdolo e meschino che un uomo possa usare. E noi adopereremo le sue stesse armi. Che cosa volete dire? Egli ha offeso voi e ha offeso me a morte. Una Sormani non dimentica certi affronti. Dunque, voi vorreste... Non c'è altro mezzo. Sei comportato come un bandito e come tale deve essere trattato. A Venezia si troverà bene un uomo disposto a farci riavere quelle carte. A qualunque costo. Andate, Bianca. Vi farò avere notizie. È già venuto Barnaba? È in anticamera. Fatelo passare. Avevo l'incarico di consegnare questo foglio a vostra moglie, ma ho pensato... Hai fatto bene. Se tu non fossi venuto da me, avrei fatto chiamare io. Barnaba, bisogna venire. Questa sera non giunga da mia moglie, a qualsiasi costo. Egli avrà con sé dei documenti che io voglio riavere questa sera stessa e che tu mi porterai. Quanto? 1000 zecchini. E un salvocondotto firmato da voi per lasciare i confini della Serenissima. Dicono che alla corte di Francia siano molto apprezzati i cantori italiani. Sta bene, ora va. Proprio averlo conquistato. Lui che non ha mai dato via neanche un altro della povera mamma. Ci vediamo stasera. Sì, alla solita ora vicino al ponte. Ora io scappo. La padrona si chiederà dove sono andata a finire. Senza madre. Lui almeno è piccolo e non capisce. Mannane, poveretto. Maria era la sua unica figlia. Ma si può sapere almeno perché l'ha fatto? Me lo sai dire tu perché si è ammazzato? Zitta, stanno tornando. Bisogna rassegnarsi al volere di Dio. Non posso rassegnarmi, capite? Non posso. Maria è morta. E in questa casa non ci posso più vivere. La odio. Odio tutto e tutti. Non dovete parlare così. Ci vuole pazienza. Ora devo andarmene. È l'ora del vespro. Ma desidero vedervi più tranquilli. C'è il bambino. Cercate di trovare per lui la forza di vivere.
vi muovete guai a voi. Siete un assassino. Io non ho fatto gente, nulla. Correte! Non ho fatto nulla. Ehi, gente della quarantia, correte! Sono innocente. Gente della quarantia! Un grido e sono... Ancora i pugnali in mano. Assassino! Che ti tiene qui? Fatelo! È stato lui. Quando sono giunto qui l'ho trovato ancora curvo sul cadavere. Ma io non c'entro. Anch'io ho sentito gridare e sono accorso. Ho visto quest'uomo a terra, ho cercato di soccorrerlo. Pietro, che succede? Niente, Lisa. Sta tranquilla. Avanti, vi spiegherete dall'avvocatore. Andiamo. No! Pietro, no! Pietro! Pietro! No! Tornate tutti alle vostre case.
Ma ne siete sicuro? E come? È stato trovato vicino al morto col pugnale in mano. E dov'è adesso? Lo hanno portato qui a palazzo. L'avvocatore lo sta interrogando. Ma no, no, no! Se vi dico di no, mi sono trovato là per caso. Andavo dalla mia fidanzata che è camerista a Palazzo Loredano. Ho sentito un grido e sono accorso. Ma il rapporto dice che avevate un pugnale in mano. Ma sì, non lo nego. È stata la prima cosa che ho fatto. Non sapevo cosa fare. Gli ho tolto il pugnale dalla ferita per vedere se si poteva ancora salvarlo. Ma non so altro. Ve lo giuro, nient'altro. Eccellenza, vuole procedere all'interrogatorio? No, continuate. La vostra situazione è grave, giovanotto. Sarebbe meglio per voi confessare. Riflettete. Tornate qui. Ma io non ho fatto nulla. Sono innocente, non ho fatto nulla. Non ho fatto nulla! Vostra eccellenza vuole interessarsi personalmente di questo caso? No. Continuate voi. Mi terrete informata di tutto. Nel segreto della confessione mi ha confidato di essere l'autore di un assassinio avvenuto poco prima. Gli ho dato la soluzione ed egli è partito. Ebbene? Questa notte stessa l'accusato dello stesso delitto è stato arrestato come innocente. Le prove contro di lui per una triste fatalità sono molto gravi. Purtroppo egli sarà condannato ed espierà un delitto non commesso. E allora? Allora, sono venuto da voi perché con la vostra autorità mi sciogliate dal giuramento e permettiate che io sveli il segreto della confessione. Se in questo momento, al mio posto, ci fosse la suprema autorità della Chiesa, se ci fosse Sua Santità, egli mi direbbe quello che vi dico io. Il segreto della confessione è una delle basi fondamentali della nostra religione. Quando un uomo si confessa, non parla col sacerdote, parla con Dio. Che avverrebbe se anche una volta sola questo segreto divino fosse svelato? Ma se non lo salverò io, nessuno potrà farlo. E osereste mettervi al di sopra di Dio? Soltanto Lui, nella Sua infinita misericordia, è in grado di sapere e di giudicare. Solo Lui può compiere questo miracolo. Perdonatemi. Io non potevo che dirvi quello che vi ho detto. Come uomo, vi dico andate, non perdete tempo. Cercate quell'uomo senza risparmiare né fatica né denaro. Meritava di morire. In quanto a questo giovane fornaio, la sua innocenza sarà certamente provata. E se non lo fosse? Rispondete. Se non lo fosse. Ma insomma, che cosa volete? Accusare voi stesso, rovinando tutta la nostra vita. È impossibile che abbiate dimenticato tutti i nostri sogni, i nostri progetti. Ma io non posso resistere al pensiero che un uomo innocente venga condannato per causa mia. È indegno di me, del nome che porto. Se la condanna dovesse essere pronunciata, io parlerò. Ma ci sono altri mezzi per salvare la vita di questo giovane. Fuggire dalle prigioni veneziane è molto, molto difficile. Tuttavia, quando c'è del denaro e la vostra potenza, è più facile farlo. Come mi chiamate? Portalo per me, capitano.
altro da aggiungere? Parlava anche di donne e diceva che gli avrebbe levato la voglia di molestare quelle degli altri. Va bene, potete andare. Scrivete. Avanti un altro. L'ho sentito io minacciare il Denier. È vero, voleva ammazzarlo. Aveva ancora il pugnale in mano. Non sapeva se fuggire o restare. Era tutto sporco di sangue. Non c'è dubbio, messere. È stato lui. Ma era ubriaco, vi giuro. Non sapeva quello che diceva. Sì, messere. L'ho colto sul palco. Bene, basta così. Introducete l'accusato. Nulla per salvare quell'innocente. E chi vi dà la certezza della sua innocenza? Ma via, che interesse poteva avere? Si è trovato qui sotto per caso, aveva un appuntamento con Lisa. Anche Alvise si è trovato qui sotto per caso. In quest'angolo di Venezia si viene di proposito. Perché dunque egli era qui? Ma lo saprei. Se il fornaretto è veramente innocente, come voi asserite, deve aver ucciso qualcuno che sapeva che il Venier veniva qui di notte. Ad ogni modo, rassicuratevi. Tutto ciò che è in mio potere per salvare il fidanzato della vostra Lisa, io lo farò. Ditele che c'è qualcuno che veglia su Pietro. Ora vi lascio. Cose urgenti richiamano la mia presenza. Troverete aiuto e denaro ed egli sarà salvo, segretino. E chi ci ha dato questo foglio? Un mendicante. Poco fa si è affacciato al forno e me l'ha consegnato. Non ho fatto tempo a domandargli cosa fosse che se ne... È strano. Chi può avere interesse a far fuggire mio figlio? E perché fuggire e abbandonare Venezia se è innocente? Oh, padron mio, io non farei tante domande. Cominciamo a metterlo in salvo e poi si vedrà. Beh, io vado. Dove? A preparare tutto, non c'è tempo da perdere. È già il tramonto.
ha continuato a negare ed è stato messo alla tortura. Ma perché? Un procedimento ordinario, illustrissimo. Sì, è il procedimento ordinario. Per l'ultima volta, Pietro Tasca, volete confessare? No, no, io non ho niente da dire, non ho niente da dire! Dell'assassinio nella persona del nobiluomo Alvise Venier? No! Ancora una volta, siete voi responsabili dell'assassinio nella persona del nobiluomo Venier? Così volete partire? Lasciarmi? Sì. Ma non capite che proprio in questi momenti due esseri che si amano devono stare uniti? Oh, l'amore! Sì, vi ho amato, vi amavo, ma... Ma? Amavo in voi il grande inquisitore, l'uomo forte e inflessibile, pronto a lottare al mio fianco contro tutto e contro tutti. Dov'è ora quest'uomo? Che cosa è rimasto di lui? Un essere debole, in preda ai rimorsi. Un essere che domani mi trascinerebbe col sé nel fango. Basta, Bianca, tacete! Gridate. Minacciatemi pure, non mi fate paura. Ma sono io che ho paura ora. Paura della vostra perfidia, della vostra viltà,
uomini non può arrendersi che dinanzi all'evidenza. Se veramente volete salvare un innocente, per l'ultima volta, diteci il nome del colpevole. Non posso. Allora. L'istruttoria è chiusa. La parola al grande inquisitore di Stato. Eccellentissimo consiglio, nella mia coscienza di uomo e dopo le parole di padre Fulgenzio, non posso trovare elementi sufficienti atti a condannare quest'uomo. La sua confessione fu estorta sotto la tortura. Ma quando finiscono? Padre, ho paura, ho tanta paura. Nel suo stesso tentativo di fuga, in cui voi siete un elemento di più per accusarlo, io trovo invece un attenuante. Chi può in Venezia avere tanta potenza per osare di infrangere la sicurezza delle prigioni di Stato? Non certo questa povera gente, di cui i mezzi, voi lo sapete, sono minimi, anzi nulli. Non è fra loro che troveremo l'assassino. Più in alto bisogna cercare il colpevole. E poi, se veramente questo giovane si fosse trovato a passare per caso sul luogo del delitto ed il suo gesto non fosse stato altro che un impulso del suo cuore, se egli non fosse che la vittima delle circostanze. Per questi motivi, io vi dico, riflettete prima di condannare. Non fate che una vostra ingiustizia possa ricadere sul nome di Venezia per i secoli. Si passi ai voti. Volete spiegarmi? Non comprendo le vostre parole. Sono un assassino. Voi? Siete stato voi? Oh. Anna, vi prego, ascoltatemi. Non giudicatemi prima che io abbia parlato. Sono le mie ultime parole. Le parole di un uomo che non può mentire. Perché ormai
le vostre armi, messere. Potevo resistere laggiù sola. Volevo esserti accanto per dirti che qualunque cosa accada, io sarò sempre con te. Ma questa non è la campana che accompagni i condannati a morte? Sì. Ma allora non hai parlato? Me l'hanno impedita. Hai visto quell'ufficiale? Quei soldati davanti alla mia porta mi hanno messo nell'impossibilità di agire. Allora quel giovane dovrà morire. Oh. Regina, sciogliermi dal vincolo della confessione. Vuoi assumerti la responsabilità del delitto?